ragazzi non devono farlo una alla volta, ma non devono farlo neanche insieme, perché altrimenti non riusciamo a correggere. L'ideale, a seconda del gruppo che abbiamo, anche a scuola, è di farlo due alla volta, massimo tre. Possiamo farlo a scuola e dobbiamo farlo a volte uno alla volta, perché abbiamo la palestra non molto grande, quindi li mettiamo prima in fila, poi uno dietro l'altro in diagonale fanno l'esercizio, poi ritornano di nuovo, capito, in fila, e poi rifanno l'esercizio facendo il lavoro ad X sul rettangolo della palestra. Allora, esercitazione. Quindi meglio sul prato? Molto meglio sul prato, no, sempre sul prato, anzi, in una fase iniziale dell'allenamento. Molti fanno fare invece sul sintetico. Ed è un errore. È un errore, perché tu vai a stressare i tendini. Allora, sempre meglio farlo sul prato, attenzione. Però ragazzi, non pensate che quello che dico io è la legge scolpita da Mosè sulle tavole. Forse che fra vent'anni. No, fra vent'anni. Può darsi che io ho un prato dove ci stanno delle buche e non glielo faccio fare perché due volte che i ragazzi mi si sono scavigliati. Quindi vedo quello fa sulla pista. Sì, ci avrà un piccolo problema sui tendini, fra virgolette, però preserva alla grande Allora. O ha piovuto, ma tante situazioni, oppure ci sta il custode che si incazza se va sul prato perché si gioca a calcio. Ragazzi, gioca a pallone, qua non ci dovete andare. Attenzione, bisogna vedere anche i periodi dell'anno. Aprile, maggio, giugno, cioè aprile, scusate, ottobre, novembre, dicembre, io queste esercitazioni quando posso li faccio sempre sul prato. Durante invece la preparazione, cioè durante il periodo agonistico speciale, io lo faccio fare sulla pista, perché è chiaro che loro poi lì devono andarsi a tenere. Però adesso in questa fase, per esempio in una fase iniziale, ottobre-novembre, io questi esercizi li porto al mare, a Giulianova, li faccio fare anche sulla sabbia, sul prato li faccio fare a piedi scalzi. Ma questa a piedi scalzi, come no, è fondamentale, però glieli faccio fare in una fase iniziale dove vado a costruire una tenuta dell'articolazione tibiotarsica. Cioè non lo vado a fare nel periodo di giugno dove io già ho costruito tutto e il piede deve adattarsi a quelle che sono le scarpe da specialista, perché poi deve lavorare su una pista che ti dà tanta energia o tanta che ti posso dire tanta restituzione di energia quando io ci vado ad imprimere la forza, capito? Io non posso pensare di fare è come quello che abitua l'organismo a mangiare il brodino e poi la sera si mangia la cotica oppure la coda la vaccinara o la porchetta, capito? Cioè io devo arrivarci per grado a mangiare la porchetta, non è che faccio tutto il puritano preciso, tutte le verdurine, poi alla sera tatà, il fegato lo spacco. E così qui per i piedi. Io quando li ho costruiti durante l'anno facendo queste esercitazioni, soprattutto in una fase iniziale, in forma estensiva, vedete quante cose, su una domanda che uno mi fa, quante cose uno deve stare attento. Cioè all'inizio, quando faccio questi esercizi, all'inizio li faccio fare su 60 metri e poi li porto a 20 metri a una certa intensità fatti sulla pista. Io non è che parto all'inizio, li metto sulla pista e li faccio fare questi esercizi intensivi per 30 metri, che non sto costruendo nulla. Io devo costruire la base, devo rinforzare la tibiotarsi. Vedete, guardate quei ragazzi là, quelli sono tutti, non sono ostacolisti, quelli sono astisti. Vedete come fanno gli esercizi, capite? Per farvi capire come poi si mettono quegli esercizi, perché adesso vedrete che quelli poi vanno qui e saltano, però intanto stanno preparando il sistema. Allora adesso, questi esercizi che facciamo noi, li facciamo sul prato, e li facciamo in una forma per sapere l'esercizio, che possiamo fare, cominciamo prima con le sensazioni analitiche, insomma, questo tipo di lavoro, femore parallelo al terreno e riportiamo giù, quindi voglio questo tipo di esercizio. Andiamo, forza, mettetevi o due alla volta o tre alla volta con l'insegnante che si pone in due punti fondamentali, o qui sulla sabbia, sembra pedinuto. Sì, è pedinuto, non è che ci vai a fare. Sempre come... No, destro-sinistro, 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 destro, guardate ragazzi. Guardate, perché poi vi faccio vedere una cosa. Andate, andate. Piano piano, senza saltare, non devi saltare. Piede a terra. È un esercizio analitico. Piedi a terra, arrivi fino a lì dove sta quell'affarino bianco e poi torni indietro, Andrea. Sì, 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 come no. Troppo alto, ci siamo. No, voi non vi preoccupate, voi fate che poi... Basta ragazzi, stop, ritornate indietro. Arrivate lì dove sta quel ciuffettino bianco e poi tornate indietro. Bravissimo. Okay. Allora, ritorniamo indietro. Andrea, vieni qua. Che altro? No.
tu? Io. Con la bandana. Allora, si ti chiami, ditemi i nomi. Isma. Isma. Ok, allora mettetevi larghi e fate no, tutti e tre l'esercizio, via. Fate l'esercizio. Allora, lei adesso lo sta rifacendo bene. Ditemi gli errori. Signorina, la signora con la tuta bianca. Con la colonna rigida. Ecco, prova a fare l'esercizio. Ma io ce l'ho... No, no, non ti preoccupare, ma ti faccio vedere una cosa. Non è una questione di ginocchio. No, no, non lo fai bene, apposta, apposta. Ci stavo un attimo. Signora? Prego. Io? Sì. Ce la faccio? Vi voglio far vedere, no, vi voglio far vedere gli errori che possono fare i ragazzi, così poi li potete correggere. No, pure lei, vabbè, nel senso... No, prima mi sono... Ecco, sì, c'avevo il piede... Ginnastica. Ecco, la ginnastica, quindi non il piede a martello. Allora, quello che dovete correggere, per esempio, su Andrea, tu lo stai facendo bene, e su di lui, è questo, Andrea, fa l'esercizio. Non dovete guardare, guardate, siccome Andrea, abbiamo detto prima che c'aveva un po' gli hamstring imbricati, quando fa l'esercizio, Andrea, fa l'esercizio, guardate l'arto che sta a terra, non si distende mai. Cioè, sembra l'arto che sta un po', adesso non ci sta pensando, sì, però rimaneva sempre con l'arto piegato. Allora, che cosa bisogna dirgli, Andrea? Bisogna dire, Andrea, distendi bene questa arca a terra, perché sennò poi quando stacchi, invece di allungare completamente la molla, tac, la lasci. Tu fai l'esercizio come lo sta facendo Isma, normale. Isma invece che fa? Non alza il ginocchio. Rimane col ginocchio basso, però fallo come stai facendo prima. Ma capito comunque qual è? Allora voi dovete osservare, e sta saltando, e non deve saltare. Deve essere uno, due, uno. No, le braccia non glielo ho detto. No, devi stare attento, perché? Perché tu prima mi hai fatto una domanda molto intelligente. Ma il ragazzino... dobbiamo gratificarlo, non dobbiamo dirgli hai sbagliato perché ci rimane male. Allora, per gratificarlo gli dobbiamo far fare gli esercizi seguendo la metodologia dell'allenamento che fa dal facile al difficile, in forma progressiva. Se il ragazzino gli dico, devi fare questo. Il ragazzino comincia, le braccia così, il piede così, la gamba rigida, il piede a martello. No, fate questo tipo di lavoro, fammelo parlare al terreno. Io devo fare quello, poi gli dico, distendi bene la gamba. Poi, fatto tutto questa esercitazione, adesso usiamo le braccia. Capito come funziona? E questo solamente per l'esercizio, per la A, lettera A, B, C, D, E, F, G, H, e tutto l'alfabetico ha una sua peculiarità. Perché adesso questo esercizio, rendiamolo dinamico facendolo schifo. Andrea, vai. Quindi lo stesso esercizio che tu hai fatto, adesso lo fai in forma continuata e ripetuta facendo la corsa ginocchiata. Femore parallelo al terreno, braccia in modo coordinato. Beh, non male, non male, non male, non male. Andiamo ragazzi, proviamo, dai, piano piano. E lo abbiamo a coppia. Bravo. Sì, no, appoggi tutto piano. Invece adesso sì, andiamo. Bene. Bene. Troppo alto, così stai bassa di bacino. Sì, brava la signora. Bene. Bene. Bene, bene, bravi ragazzi, bravi, 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 bravi. Adesso con tutte cosine da aggiustare, però lo skip l'abbiamo fatto bene, perché è un esercizio che fondamentalmente abbiamo sempre provato, abbiamo sempre fatto. Allora, ci sta qualcuno non che abbiamo capito una cosa, io perdo, dove si arriva? Allora, perché dove si arriva? No, perché tutti si fermano sì, prima, allora, io faccio esercizio, fermatevi lì dove sta il primo ciuffetto, qui, qui, senza... No, ecco. No, perché faccio esercizio davanti a me e poi si gira e ti viene addosso. Perfetto. Allora, ragazzi, no, ci mancherebbe. Allora, ragazzi, avete visto un po' la situazione? Ognuno poi qui ha una sua peculiarità. Stiamo facendo degli esercizi semplicissimi, lo skip. Proviamo a fare la calciata e ognuno di voi la interpreta in due modi, come vuole. Io vi do due modi di interpretare la calciata. Chi si comincia? No, dietro rimbalzata e dietro raddo. Allora, potete, Semmo ve lo faccio vedere. Voi avete la facoltà di usare due stretti muscolari e potete deciderlo voi. Io voglio usare di più i piedi. Guardate, faccio questo tipo di lavoro. La faccio rimbalzata, cioè io sto portando l'attenzione sul tricipite surale, sul rimbalzo del piede a terra. Invece voglio adesso puntare l'attenzione sugli hamstring, sugli antagonisti. Uh-huh. Quindi lascio perdere completamente i piedi, non ci penso per niente a questi muscoli, penso solo a questi. Quindi faccio questo. Vedete, è completamente diverso. Vedete, guardate l'utilizzo del mio piede quando faccio la rimbalzata. Guardate i miei piedi cosa fanno. Vedete come stanno caricati. Guardate invece quando faccio questo.
i piedi a terra non fanno nulla, lavoro solo con questi muscoli. La gamba. Che cosa creiamo con i nostri atleti? Creiamo la facoltà di cominciare a scegliere i distretti muscolari, ma quando scelgono possono cominciare a capire che muscolo utilizzare, a memorizzare il movimento, ed è un allenamento importante, tanto quanto il gesto tecnico specifico. Allora, chi prova?